Vorrei passare la parola adesso a Roberto Musacchio per avere un po' un punto sulla situazione in Italia e nei rapporti dell'Italia con l'Europa. Un po' li hanno accennati già Paola e Franco prima, ma specificatamente quali sono le misure che in Italia si stanno assumendo oggi e fino adesso, e chiedo il Consiglio dei Ministri se abbiamo aggiornamenti su questo, comunque un ragionamento su quali sono le iniziative italiane, diciamo. Ma a me verrebbe da dire che dopo quello che abbiamo sentito, grazie a Varoufakis che ha mandato in onda le registrazioni dall'Eurogruppo, sarebbe interessante e giusto che invece che la nostra riunione andasse in onda proprio la riunione dell'Eurogruppo per capire che cosa stanno facendo e anche come si comporta, ad esempio, la rappresentanza italiana all'interno di questo Eurogruppo. In Italia le misure sono assolutamente parziali ancora, c'è il protocollo d'intesa con le parti sociali, in cui il governo però ha fatto un po' il Ponzio Pilato, piuttosto che assumersi lui la responsabilità di garantire la sicurezza dei lavoratori con la chiusura diretta delle fabbriche. C'è la questione dell'uso della sanità privata, in Spagna hanno deciso immediatamente la requisizione. Sostanzialmente l'uso pubblico delle strutture sanitarie private, c'è il problema del reddito che è un problema enorme, ma c'è il problema del rapporto con l'Europa e qui torno alla questione centrale, insomma, che stiamo trattando. Insomma, qui l'Europa o esiste in questa situazione oppure francamente è ben difficile pensare che abbia un futuro. Ho detto c'è un problema di democrazia che sarebbe giusto sapere che cosa stanno discutendo, ma c'è un problema di sostanza. Ora mi pare evidente, ma vedremo se sarà evidente nei fatti, che tutto l'armamentario ideologico di questo trentennio casca a pezzi. Però bisogna capire se, per esempio, il MES è uscito solamente dall'ordine del giorno di oggi o è uscito dall'orizzonte della realtà. Perché pensare di gestire questa crisi economica e sanitaria, innanzitutto attraverso un meccanismo privatistico che assomiglia al Fondo Monetario Internazionale, è veramente fuori da ciò che è comprensibile. Si dice che si sospende il patto di stabilità. Ho letto dichiarazioni di Calenda che dice facciamo come se, ma sospendessero il patto di stabilità. Ma c'è un problema che riguarda anche Maastricht, più generalmente dal punto di vista di tutto ciò che bisogna fare in termini di intervento. Ora, qui non basta dire le cose che non vanno più fatte, bisogna che accadano delle cose. Noi ne abbiamo indicate alcune molto precise anche nelle nostre discussioni, nelle nostre proposte come Transfer. Noi abbiamo bisogno di un quantitative easing sociale. Uso queste parole perché si è capito che cos'è il quantitative easing. Ebbene, quando si è affrontata la crisi finanziaria del 2008, si è fatta un'operazione gigantesca di collettivizzazione dei debiti privati delle banche e di trasferimento dei soldi alle banche. Attraverso l'immissione di tantissimo denaro da parte della BCE che ha aumentato il debito pubblico. Ora bisogna fare un'operazione tutto inversa. Quindi è giusto prendersela con la signora Lagarde, ma insomma io non dimenticherei neanche invece Mario Draghi che ha usato la crisi del 2008 nella crisi del 2008 politiche che hanno indebolito l'Europa. Perché questa Europa è più debole di prima. Per le politiche di Maastricht, ma anche per le politiche del 2008. Basta pensare che non ha una politica sanitaria comune, le strutture sanitarie sono fortemente indebolite, in particolare in Italia. Ma torno al punto, noi abbiamo bisogno di un quantitative easing sociale, cioè dell'immissione da parte della BCE di titoli, attraverso la copertura dei titoli di denaro, attraverso la copertura dei titoli di Stato, volti specificatamente a garantire l'emergenza sanitaria e l'emergenza di reddito, perché in una fase in cui non si può produrre, è inutile dare soldi alle imprese, bisogna dare i soldi direttamente alle persone per vivere e anche per sostenere l'economia. Poi servono misure, quelle che si sono sempre dette, insomma, l'eurobond. Oggi ho visto che Prodi fa un'intervista alla stampa dicendo ci vogliono gli eurobond. Insomma, diciamo, lui di questa Europa ne sa qualche cosa, avrei preferito che dicesse anche le cose che sono state fatte anche da parte sua e che bisogna togliere, ma insomma scrivesse, si facesse sentire direttamente dallo stesso Eurogruppo, e cioè che ci vogliono gli Eurobond. È vero, ci vogliono gli Eurobond, ma appunto
serve una logica del tutto diversa da quella dell'Europa che lui stesso ha costruito. Ora, il punto è che tutto questo diventa urgente adesso, perché o c'è un cambio di rotta dell'Europa, oppure francamente si fa fatica a pensare un cambio, una continuità di questa realtà. Dentro questo c'è la vicenda italiana. Cioè, il governo italiano è un governo che segue le politiche di Bruxelles o che lavora al cambiamento dell'Europa? Questo è il punto. Io ho sentito parole molto ferme da parte del presidente Mattarella, non sono soddisfatto di come si muove Gualtieri. Non sono soddisfatto perché non siamo dentro l'ordinaria amministrazione. Qui bisogna, soprattutto uno come lui, che è stato all'interno del Parlamento europeo durante la fase in cui si è costruito tutto il pacchetto dell'austerità, deve cambiare radicalmente marcia e deve essere punto di riferimento, se è in grado di farlo, ma, di una nuova fase per l'Europa che è indispensabile anche per l'Italia. Qui stiamo parlando di cifre enormi, altro che 25 miliardi rimodulati. La Germania dice che metterà 500 miliardi e usa un meccanismo simile alla nostra cassa depositi e prestiti. Ma ripeto, noi non solo dobbiamo mettere la nostra cassa depositi e prestiti e rompere i vincoli, ma dobbiamo pretendere che ci siano investimenti europei anche di risarcimento, altro che colpa nostra del debito. La costruzione diseguale d'Europa ha creato delle contraddizioni economiche e sociali che noi paghiamo non come paese, ma paghiamo direttamente come cittadini. Grazie Roberto.